sulla carta è una situazione ideale per loro dopo la vittoria fuori casa del match dell'andata. Oggi devono controllare la situazione e chiudere la pratica. Una vera e propria montagna da scalare, direi, per la squadra ospite, ma mai dire mai. Sono diversi gli incroci che hanno visto protagoniste Juve e Bayern Monaco della storia. Sono due delle società più prestigiose del panorama calcistico internazionale e oggi possono scrivere l'ennesima pagina della loro rivalità. 8 le sfide in Champions. Tra le due formazioni il bilancio è favorevole ai bavaresi, con 4 successi contro i 3 della Juve e un pareggio. La Juve, squadra che arriva in buone condizioni psicologiche dopo la vittoria interna contro il Torino. Hanno ottenuto una vittoria convincente per 2-0 nell'ultimo turno. Ma oggi ho la sensazione che usciranno sconfitti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. È un classico 3-5-2 per loro, senza grandi rivoluzioni. Schierano un centrocampo particolarmente folto, almeno sulla carta, anche se in realtà i due esterni sono più difensori di spinta, adattati a giocare in mediana, o che centrocampisti puri. Ecco gli 11 del Bayern. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo, supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Oggi siamo a Torino, allo Juventus Stadium, il primo stadio italiano privo di barriere architettoniche, primo impianto ecocompatibile al mondo. È uno dei 3 stadi italiani, con l'Olimpico di Roma e quello di Torino, a rientrare nella categoria 4 UEFA. E l'unico di proprietà di un club. Fabrice Modulé è l'arbitro designato per questo match. Si comincia, primo possesso per la Juve. Quadrado. Ci sono metri a disposizione. Intercettano bene il pallone. Lewandowski. Recupera il pallone con un intervento facile. Quadrado. Dybala. Marchisio. Alessandro. Pjanic. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Rugani. Barzagli. Quadrado. Khedira. Fermano la manovra avversaria. Alaba. Robben. Arbitro che fischia il fallo. Javi Martinez. Si avvicina all'area. Cercano il buco della difesa avversaria. Lewandowski prova a sorprenderlo, perde palla. Dybala. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. Quadrado. Grande chiusura difensiva. Oscar. Javi Martinez. Possono ripartire dopo il recupero del pallone.
hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Dybala. Javi Martinez. Il Bayern prova a spingere in avanti. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. I compagni si fanno vedere. Lo ferma ma non controlla. Dybala. Marchisio. La Juve a caccia del gol. Cercano di aprire la difesa avversaria. Ottimo il tiki-taka qui. Alessandro. Khedira. Azione interrotta. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Buffon. Bonucci. Pjanic. Dybala. Palla schizza via dopo il contrasto. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. C'è spazio per andare. Khedira. Palla respinta dal difensore. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato italiano. Hummels. Robben. Chiude bene il triangolo. Guadagna metri verso l'area. Fanno girare benissimo il pallone. Dybala. Quadrado. Punta l'area. Ha spazio per tirare. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Javi Martinez. Robben. McCarthy. La dà indietro al compagno. Cercano spazi. Palla in mezzo per Lewandowski. Comoda uscita del portiere. Quadrado. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Douglas Costa. McCarthy. Alaba. Hanno spezzato bene la trama qui.
Lam. Ci sono metri a disposizione. Rugani. Il quarto uomo segnala, due minuti di recupero. Dybala. Marchisio. Rugani. Sono sicuramente i favoriti per l'accesso in finale. Questo è il verdetto fin qui del campo di questa doppia sfida. Difficile per la formazione avversaria riaprire il discorso qualificazione nei prossimi 45 minuti. Dovrebbero compiere una specie di miracolo per annullare lo svantaggio accumulato finora. L'allenatore si affida a Vidal dunque. Comincia dunque la ripresa di un match fin qui avaro di emozioni. Anche il pubblico ha dimostrato di non gradire. Hanno perfettamente ragione. Quella a cui hanno assistito nel primo tempo è stata tutto fuorché una partita di calcio. Non mi sono divertito, sono sicuro però che le cose cambieranno in questi secondi 45 minuti. Difficile che possa andare peggio. Varagna metri. Buon possesso palla, caccia di spazi. Ottima visione di gioco. Palla vagante. Vidal. Javi Martinez. Robben. C'è il triangolo. Vidal. Javi Martinez. Cercano il buco nella difesa avversaria. Lewandowski va via la gran. Douglas Costa! Tiro largo, fuori bersaglio. C'è la sostituzione del Bayern. Quadrado. Bonucci. Alessandro. Marchisio. Pjanic. Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Arriva il fischio, rigore per la Juve. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come volevasi dimostrare, Pierluigi. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui fallo c'è tutto. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Non è sbagliato, freddissimo qui. Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. Precisa conclusione, il portiere non poteva farci nulla. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Vidal. Hummels. Thiago Alcantara.
L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Vidal continuano a girare palla cercando il momento giusto. Ottimo il tiki-taka qui. Douglas Costa. Arbitro che fischia il fallo a favore del Bayern. Esce dal campo il marcatore di un gol che stiamo rivedendo. Ha scelto il lato sinistro e l'ha messa lì col piattone. Cross che viene in Vidal! Vidal! Il gol di Vidal! È una partita davvero interessante. Le squadre non sembrano disposte a concedere nulla all'avversario. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Marchisio. L'apertura larga per Cuadrado. Ha perso il pallone. Attenzione al tiro. Traversa, pallone ancora in gioco. Lewandowski. Alaba. Fanno girare benissimo il pallone. C'è il tocco prudente sul portiere. Alessandro. Mandžukić. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. La Juve a caccia del gol. Cerca i compagni. Ci aspetta il calcio d'angolo. Cambio dunque nel Bayern. Efficace Jérôme Boateng. Lewandowski. Ci sono metri a disposizione. Cercano spazi. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Robben. Arbitro che fischia il fallo a favore del Bayern.
Ancora un quarto d'ora da giocare. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Ha un'autostrada a disposizione. È solo, può andare in porta. Prova a calciare. Rete della Juve. Un gol bellissimo. Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Boateng. Al netto della figuraccia rimediata al Camp Nou contro Messi nella semifinale di Champions contro il Barça, Boateng rimane uno dei centrali di difesa più validi in circolazione. Esce e recupera il pallone. Cuadrado. Sono avanti 2-1, manca poco alla fine. A metri a disposizione. Fermano la manovra avversaria. Guadagna metri verso l'area. C'è il movimento dei compagni. Vidal! Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Palla che esce, sarà calcio d'angolo per il Bayern Monaco. Controlla male il pallone e finisce per perderlo. Noia. Il Bayern prova a spingere in avanti. La manovra interrotta senza problemi. Marchisio. Alessandro. Ottimo il pallone filtrante. Khedira. Lo ferma ma non controlla. Lewandowski. Guadagna metri. Bella la verticalizzazione. Grande parata. Può metterla da lì. Parte il tiro, non si fa sorprendere. L'ultimo a toccare è stato il giocatore bianconero, sarà calcio d'angolo. C'è la prateria per andare. Attenzione al tiro. E il pallone entra. Ed è gol. Conclusione bassa. Non può arrivare il portiere. Non si fermano nemmeno nel recupero al risultato che sembra acquisito. Capisco la voglia di dare spettacolo. In questi casi però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca per rispetto alla squadra avversaria.
siamo 3-1. Magari non finirà così. Finisce qui, vittoria per la Juve. Considerando anche il risultato dell'andata, dunque la doppia sfida è arrivata alla qualificazione sperata alla finale. Eh sì, Pierluigi, e adesso devono proprio crederci, la Coppa è lì, vicina, che li aspetta. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Non è sbagliato, freddissimo qui. Cross che viene Vidal! Vidal! Il gol di Vidal! Solo può andare in porta, prova a calciare, rete della Juve, un gol bellissimo, ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione, ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete. C'è la prateria per andare. Attenzione al tiro, e il pallone entra, ed è gol! Conclusione bassa, non può arrivare il portiere.